è diventato deputato subito, quindi lui stava qui a Roma 5 giorni alla settimana e poi veniva a Sassari dove vivevamo mia madre, mio fratello ed io. Arriva babbo, mi raccomando, è stanco, bisogna fare silenzio. Questa cosa del sabato e la domenica che lui riposava il pomeriggio, che bisognava fare silenzio perché babbo era stanco, no? Ma lui ci faceva delle casette di cartone, cioè lui tagliava il cartoncino, attaccava tutti i pezzi col tetto, faceva una casa tridimensionale con le finestre che si aprivano e i vetri fatti con la plastica. Era bravissimo a farle. E questo è un bellissimo ricordo del padre che torna a Sassari, che si deve riposare, però ci faceva queste cose meravigliose. Le figlie della Repubblica è il podcast della Fondazione De Gasperi, realizzato in collaborazione con il Corriere della Sera, con il contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno di Poste Italiane. Un racconto molto speciale delle grandi figure che hanno costruito la nostra Repubblica, in una serie di ritratti intimi e familiari, attraverso gli occhi e le memorie delle loro figlie. Sono Alessandro Banfi e in questa puntata raccontiamo Francesco Cossiga attraverso i ricordi di sua figlia Anna Maria. Cossiga è stato uno dei grandi protagonisti della nostra storia in un percorso politico nella Democrazia Cristiana che lo ha portato alle più alte cariche dello Stato. Ministro degli Interni, Presidente del Consiglio e poi Presidente della Repubblica. È stato un personaggio che si potrebbe definire unico nel panorama storico e politico, sempre schierato ma mai del tutto organico, segnato sin da giovanissimo da una grande intelligenza e da una grande inquietudine. Nasce a Sassari il 26 luglio 1928, in una famiglia colta. Suo padre è un antifascista e anticlericale, militante del Partito Sardo d'Azione. Nonno e bisnonno sono massoni. Intelligentissimo e inquieto, abbandona il liceo per noia facendo da privatista la maturità a 16 anni. Frequenta giurisprudenza prima a Sassari, poi a Milano e infine a Pisa, per tornare a Sassari dove si laurea a 20 anni. Questa sua inquietudine interiore credo che ci fosse proprio da quando era ragazzo. Lui era il terzo figlio, suo fratello maggiore era morto da bambino, lo chiamavano Franceschino Morto, era molto di scarlattina, pensi. Lui era nato dopo, gli era stato dato lo stesso nome del fratello e lui aveva sempre questo ricordo di questo fratellino di cui si parlava, ma non tanto, che lui non aveva mai conosciuto, avevamo la fotografia. Lui era un po' il piccolino della famiglia, con una sorella maggiore, un po' viziatino, diciamo la verità. Questa specie di ragazzo un po' geniale, perché ha saltato 2 anni di liceo, quindi è arrivato all'università molto giovane, si è laureato molto giovane. La cosa che mi ricordo è che gli piaceva tanto Goethe. E lui c'aveva sempre questa cosa delle affinità elettive. Mi ricordo che c'era questa storia della famiglia massone, il nonno, il bisnonno di mio padre massone, lui lo raccontava con una certa quasi orgoglio, che era 33 del rito scozzese, mi pare che fosse una cosa del genere. E poi invece questa nonna che gli aveva passato il cattolicesimo. Mio padre era cattolico, a volte secondo me un po' bigotto in alcune cose, e in altre invece era apertissimo. E credo che moltissimo di questo suo grande cattolicesimo, anche del suo interesse per i filosofi cristiani eccetera, gli sia venuto molto da un sacerdote che era nella nostra parrocchia San Giuseppe, che era visto come il maestro in qualche modo, che si chiamava Monsignor Masia. E lui aveva questo grandissimo rapporto con Monsignor Masia, andavamo sempre a salutarlo tutte le domeniche dopo la messa, andavamo lì. Della sua infanzia non ne ha mai parlato moltissimo. I primi ricordi di cui lui chiacchierava erano di quando era all'università, prima è andato alla Cattolica a Milano, e anzi mi ricordo una sua fotografia, una festa delle matricole, vestito da carabiniere dell'Ottocento. E poi però è tornato a Sassari e nei suoi racconti c'è sempre la FUCI, la Federazione Universitaria Cattolici Italiani, e questa era una cosa che lui raccontava, i viaggi che facevano, però stranamente dell'infanzia vera e propria non ne parlava tantissimo. E invece raccontava, divertendosi come un matto, perché cioè mio padre
era molto divertente, era una persona simpatica, anche se certe volte poteva essere un po' pesante, però era molto simpatico. E allora raccontava, ridendo come un matto, questa storia di questo professore, che adesso non mi ricordo come si chiamava, perché pare che lui al liceo fosse molto discolo, faceva scherzi con i suoi compagni, disturbava il professore, di questa storia che a un certo punto si erano messi a friggere un uovo in classe, e aveva questo professore, ecco, si chiamava Santoni, che insegnava latino e greco, che leggendo, non so, forse leggeva l'Iliade, no, l'Odissea, e Ulisse disse: Cossiga, esci dalla porta e richiudila dentro di te. E questa era una cosa che lui lo divertiva moltissimo. L'impegno nell'associazionismo cattolico, la devozione all'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, lo portano verso la politica. Si iscrive nel 1945 alla Democrazia Cristiana, prima avvicinandosi alla corrente di Dossetti e poi a quella di Fanfani, senza però essere mai pienamente organico alle correnti, ma dialogando con tutte le sensibilità del partito. Eletto per la prima volta in Parlamento nel 1958 e sottosegretario in diversi governi, assumendo compiti piuttosto delicati. Supervisione infatti la costruzione di Gladio, sezione italiana di Stay Behind, la rete semiclandestina della NATO in funzione anticomunista. Presiede la commissione d'inchiesta sul cosiddetto Piano Solo, che si occupa del presunto intervento dei carabinieri sugli assetti democratici. Infine gli viene affidato il compito di negoziare con gli altri partiti un'attuazione della legge sul divorzio, che sia il meno problematica possibile per il mondo cattolico. Gli anni 60 sono un periodo denso di responsabilità. Non può più fare la vita da pendolare e porta tutta la famiglia a Roma. Quando noi eravamo piccoli lui era parecchio severo, un po' rigido. E io un po' avevo paura di lui perché non c'era mai. Quindi finché io ho avuto, noi siamo venuti qui nel 68, io avevo 7 anni. Quindi quando ero piccola io avevo un po' paura di questo padre che non c'era, poi arrivava e bisognava fare silenzio. No? Poi quando ci siamo trasferiti a Roma le cose sono molto migliorate perché stavamo sempre insieme e una cosa che ci piaceva molto fare era andare al supermercato. Perché a Sassari non c'erano supermercati, quindi per noi era una cosa super moderna e lui comprava litri e litri di succo d'uva dell'Alto Adige, mi pare, e poi però arrivava a casa a litri di questa cosa che non beveva tutti e quindi andava sprecato. Però io mi ricordo questi sabati al supermercato come andare al Luna Park praticamente, e andavamo lì a comprare i regali per i nostri cuginetti che erano in Sardegna, era proprio una cosa magica. Diciamo che noi siamo stati piccoli, io me lo ricordo come un padre molto severo. Tanto era molto severo con le regole della Chiesa. Per andare al cinema, lui guardava i giudizi che uscivano sui film su Famiglia Cristiana. Io volevo andare a vedere American Graffiti. Allora lui controlla e c'era questo giudizio discutibile e ambiguo, quindi vietatissimo. E mia madre ci ha portato lo stesso, però di nascosto mia madre ci ha portato a vedere American Graffiti. Allora diciamo che il momento in cui si è come scongelato qualcosa è già quando ho cominciato ad andare al liceo. Allora io volevo fare il liceo linguistico, lui mi ha detto chiaramente: il liceo linguistico non esiste. E quindi iscritta al classico. Allora questo liceo classico era un liceo di suore irlandesi che erano parecchio bigotte, non so. Intanto la mattina andavamo a scuola col basco in testa, alle 8 a dire il rosario. L'ultimo anno del liceo, io avevo un ragazzo, esco da scuola, stava piovendo e ci siamo messi lui e io sotto una tettoietta e lui mi ha messo il braccio sulla spalla. E poi io fumavo anche, questa era la tragedia per le suore, che io fumavo. Allora ci vede la preside dalla finestra e manda giù una suora che mi fa una piazzata come, non so, se fosse andata in giro nuda per la strada. Che io torno a casa furibonda da questa cosa e mio padre si infuria anche lui e mi dice: se fossi stata la figlia di una baldracca della nobiltà romana non ti avrebbero trattato così. Dall'indomani è andato a scuola, mi ha ritirato, ha richiesto tutti i documenti. E quando la preside gli ha detto: no, ma lei deve sentire la nostra campana, lui gli ha risposto: qui non ci sono campane,
mia figlia se ne va da questa scuola. E quindi ho fatto l'esame da privatista, eccetera. Però per me questa cosa che mio padre mi avesse appoggiato in questo modo è stata una cosa di grande orgoglio. Prima di raccontare gli anni 70, burrascosi per la società e tormentosi per lui, vale la pena raccontare un aspetto della sua personalità che Cossiga rivelerà molto tardi, non solo alla figlia, ma in tutte le interviste che rilascia. È l'immagine misteriosa e curiosa dell'omino bianco e dell'omino nero, un dissidio che molti non ammetterebbero mai di avere, ma che esprime bene il senso dell'inquietudine che lo accompagnava sempre. Lui ne ha parlato in varie interviste di questa cosa. Lui diceva che dentro di sé c'era un omino bianco e un omino nero, che penso che sia una cosa abbastanza diffusa per gli esseri umani, però forse non tutti ci riflettono tanto sopra. E lui si era fatto fare da me un quadretto in cui aveva voluto uno bianco al centro e uno più piccolo messo un po' storto in alto a sinistra. Perché lui diceva: io sono questo, cioè sono una persona allegra, però dentro di me c'è anche quest'altra parte. Diciamo, l'omino nero viene fuori in occasioni particolari, viene fuori se cioè, si hanno grandi dolori, per esempio. E lui aveva questa cosa e mi rendo conto che anche appunto nelle interviste che magari ha rilasciato, un po' gli piaceva tirarla fuori. Però era questa riflessione, cioè questo continuo arrovellio della mente che un po' lui aveva. Gli anni 70 sono gli anni politicamente più complicati per Cossiga. Il clima di violenza politica e il dilagare del terrorismo inducono Cossiga a una ferma reazione. Come ministro dell'Interno riordina i servizi di pubblica sicurezza, crea i primi reparti di antiterrorismo ed emana una legislazione emergenziale nell'ottica di prevenire e reprimere le minacce all'ordine democratico e alla sicurezza dello Stato. È un ministro democristiano, certo, ma non le manda a dire. Quando nel febbraio del 77 il segretario generale della CGIL, Luciano Lama, è contestato all'Università La Sapienza dagli studenti, dice che non avrebbe permesso il Far West. Un approccio subito criticato soprattutto dai movimenti studenteschi. Sui muri dei palazzi cominciano ad apparire molte scritte contro di lui. Il suo nome è scritto con la K e il simbolo delle SS naziste. Lo scontro è durissimo, anche in Parlamento. Non basta non lanciare Molotov, non usare le spranghe di ferro, non ricorrere alle armi da fuoco. È necessario non aprire la porta, anzi è doveroso chiuderla a chi bombe Molotov, spranghe di ferro, P-38 ha usato e lascia usare, approva o almeno non condanna che si usino. La tragedia personale comincia con il rapimento di Aldo Moro. Cossiga lo considera il suo maestro, ma è determinato a non cedere in alcun modo al ricatto dei terroristi, per non indebolire l'autorità dello Stato, e assume la linea della fermezza. Dalla prigionia Moro gli scrive una lettera che però lui definisce non moralmente autentica. È un tentativo di indebolire la posizione negoziale dei carcerieri, ma allo stesso tempo getta una cattiva luce su Moro, provocando l'indignazione della famiglia dello statista. È una parte della nostra storia avvolta da un groviglio di misteri, di penombre e di dolore. Con l'omicidio di Moro, Cossiga rassegna le dimissioni e sembra che la sua carriera politica sia finita. Sono anni tremendi dove appare chiaro che Cossiga ha due obiettivi, uno pubblico, difendere lo Stato, e uno privato, difendere i figli dal terrore. Tutto comincia il 16 marzo 1978, alle ore 9:25. È cambiata molto anche la nostra vita, cioè mia e di mio fratello che aveva 15 anni. Sia lui che mia madre sono stati bravissimi a non farci mai avere paura. Noi non abbiamo mai avuto paura. Certo, andavamo in giro con la scorta, tutte le mattine veniva a prenderci per portarci a scuola una macchina diversa, con la targa diversa, e facevamo una strada diversa per andare a scuola. Spesso il sabato c'erano manifestazioni e noi non potevamo uscire. Quindi quando uno ha 16-17 anni dice: ma come, che pizza, tutti i miei amici escono, io non posso uscire. Oppure qualunque cosa facessimo noi avevamo dietro la scorta. Però mai avuta una sensazione di paura. Io non avevo paura neanche per lui, cioè non mi veniva, non mi aveva venuto in mente possono ammazzare mio padre.
Io mi ricordo che ero a scuola, c'è stato cioè, il panico generale, tutti i genitori che arrivavano a prendere le figlie, perché io ero in una scuola femminile, la mia professoressa di latino e greco, me lo ricordo benissimo, diceva ma come, ma non vengono a prenderti, ma perché sei ancora qui? I giorni dopo che chiaramente era pochissimo a casa, che aveva sempre questo viso teso, nello stesso tempo cercava di rassicurarci che a noi non sarebbe successo niente, non parlava di Moro. Certo, poi quando l'hanno ammazzato io mi ricordo il viso di mio padre, cioè una specie di... come se fosse caduto fisicamente per terra, è crollato, non solo perché era il ministro degli interni, ma perché Moro per lui era il suo maestro, c'era un rapporto affettivo personale molto, molto profondo. È stata la morte di qualcuno di molto vicino. Chiaro che io mi ricordo mio padre buttato sul divano con gli occhi persi e poi gli è venuto un ciuffo bianco nei capelli, sì. Sì. E poi per tantissimo tempo lui non ne ha mai parlato, mai. Diciamo che ha cominciato un po' a parlarne, ma io avrò avuto più di 30 anni, quindi erano passati 15-16 anni. Non so, mi chiedeva cose tipo te lo ricordi, ti ricordi quei giorni, perché ti puoi immaginare cioè, per me che cos'è stato, in fondo se l'hanno ammazzato è anche colpa mia, devi capire che in quel momento io non potevo fare altro perché c'era di mezzo lo Stato, cioè, lui aveva molto il senso dello Stato, no? Io dovevo capire sia lo strazio che aveva provato sia però perché non aveva scelta, questa è una cosa... che anche nel tempo poi, quando ne abbiamo parlato, è continuata. Perché lui comunque era una cosa che secondo me aveva fissa questa. E credo che lui, alla tragedia di Moro, qui è morta una persona, è stata uccisa una persona a cui io volevo molto bene, però la risposta sia stata purtroppo non potevo fare altro. Dopo il massacro di Moro e della sua scorta, la carriera politica di Cossiga sembra finita. Eppure viene eletto alle elezioni del 79 e con il sorprendente appoggio di tutte le anime della DC viene incaricato dal presidente Pertini di formare il governo, guidando poi due ministeri di coalizione fino al 1980. Di nuovo si ritira dalla vita pubblica per 3 anni e nell'83 viene eletto senatore e poi presidente del Senato. Nell'85 vive la sua apoteosi politica. Viene eletto infatti Presidente della Repubblica al primo scrutinio, cosa mai successa nella storia delle istituzioni. Per usare la sua immagine preferita, si potrebbe dire che la sua presidenza viene condotta prima dall'omino bianco e poi dall'omino nero. I primi 5 anni del mandato sono vissuti all'insegna della rigorosa attenzione al dettato costituzionale. Lui è stato eletto nell'85, io nell'87 sono andata a vivere a New York, dove sono rimasta 4 anni, poi mi sono trasferita a Londra e sono rimasta altri 4 anni a Londra, quindi proprio io nel settennato qui non c'ero. Però lui è venuto sia a New York come Presidente della Repubblica, sia a Londra. Però io mi ricordo questa cosa, 2 suoi viaggi a Londra, uno fatto prima del picconatore e uno quando evidentemente aveva deciso di cominciare. E io mi ricordo lui com'era. Cioè questa seconda volta era come allegro, cioè aveva l'aspetto di uno che diceva adesso vi faccio vedere io. Cosa che lui faceva tra l'altro, questo di fregarsi le mani e di avere questo sguardo sornione come per dire adesso vi sistemo io. Nell'89 con la caduta del muro di Berlino prende il comando l'omino nero. Perché Cossiga, arrabbiato con l'immobilismo della classe dirigente italiana, è convinto che sia necessario cambiare, e molto in fretta, il sistema politico alla luce del cambiamento epocale segnato dalla fine della Guerra Fredda. Diventa così un presidente provocatorio e molto mediatico e conquista il nome di picconatore. Questo suo stile innesca polemiche e conflitti con molti politici, in particolare con Giulio Andreotti.
E da lì ha cominciato. Quello è stato anche un momento che a livello personale lui è diventato meno controllato. Non so, io mi ricordo parolacce, mio padre assolutamente non si dicono parolacce. Da quel momento lui ha cominciato invece a rilassarsi molto, anche da questo punto di vista. Del perché lui avesse iniziato a fare il piccolo attore non me ne ha mai parlato direttamente. E io credo che lì lui si fosse veramente arrabbiato con la classe politica e in particolare col suo partito. Proprio la caduta del muro di Berlino, cioè come cambia il mondo, perché il mondo cambierà, non c'è possibilità che rimanga come era prima e voi non vi accorgete di niente, voi non fate niente. Essendo lui una persona che credeva così tanto nello Stato, si deve essere infuriato proprio per come i suoi colleghi politici stavano lasciando andare il paese alla malora. Nel 90 viene trovato il memoriale di Moro che rivela la rete militare segreta Gladio, di cui si era occupato negli anni 60 come sottosegretario alla difesa. Ma Cossiga rivendica con fermezza il suo ruolo nell'operazione. Lui stesso decide di mettere fine al suo mandato 2 mesi prima della conclusione naturale, il 28 aprile del 92. E si dimette con un messaggio dai toni accesi e diretti che vanno molto oltre i confini della funzione del presidente, come se cercasse un canale di comunicazione diretto con la società italiana. Il 28 aprile del 92 entra in Parlamento come senatore a vita perché ex presidente della Repubblica, ma non prende più la tessera della DC ed entra nel gruppo misto, sostenendo spesso la fiducia a maggioranze di segno politico opposto per garantire la governabilità. Nel 98 fonda l'Unione Democratica per la Repubblica, UDR, nel tentativo di aggregare un'area moderata, alternativa alla sinistra e al bipolarismo italiano, tentativo che non gli riesce. Un aspetto interessante della sua vita istituzionale è il rapporto che lui, da cattolico e da uomo di Stato, ha avuto con i papi. Grande ammirazione per Paolo VI, Giovanni Paolo II, amicizia con Ratzinger. Io mi ricordo Ratzinger a pranzo a casa prima che diventasse Papa, naturalmente. Però ecco, io mi ricordo che a lui piaceva tantissimo parlare di teologia, lui si piccava di essere un teologo, no? Con Ratzinger a casa, che chiacchieravano, sì, questo me lo ricordo, e poi a lui regalava a Ratzinger una, se non sbaglio era il Mille Foglie, ma non sono certissima, perché a Ratzinger piaceva molto. Sì. E anche con Giovanni Paolo II aveva un ottimo rapporto, e mi ricordo che mio padre era, mi pare, presidente del Consiglio, e Giovanni Paolo II, eletto da poco, ci invita a fare colazione da lui. Allora andiamo, tipo alle 7:30, non vedi che io, anche lì avevo 18 anni, forse una cosa del genere, dico, madonna, mi vuole alzare prestissimo, tutti vestiti col velo, Quindi facciamo colazione con Giovanni Paolo II, e a un certo punto lui chiede a mio padre, ma sua figlia quanti anni ha? E mio padre dice 18. E Giovanni Paolo II dice, adesso cominciano guai. È evidente che Cossiga è un personaggio enorme che non abbiamo ancora finito di conoscere. Però possiamo dire che ha avuto sempre un grande coraggio nel perseguire le sue scelte e ha saputo nutrire una sana inquietudine durante tutta la sua parabola umana e politica, imparando a tenere in equilibrio l'eterna battaglia tra l'omino bianco e l'omino nero. Le figlie della Repubblica è una delle iniziative che trovate su fondazionedegasperi.org, nata da un'idea di Martina Bacigalupi e realizzata da WIP Italia. È stata raccontata da me, Alessandro Banfi, ed è stata scritta e diretta da Emanuele Exitu, con la supervisione storica di Antonio Bonatesta e con la collaborazione degli amici giovani della Fondazione De Gasperi, nelle persone di Natascia Arcifa, Maria Romana Barraco, Emilia Bezzo, Martina Cirelli, Pietro Di Grazia, Giovanni Parente, Giovanni Telesco, Salvatore Villardo. Presa diretta di Valeria Cocuzza, Michele Pagano, Simone Poccia. Sound design e registrazione in studio di Valeria Cocuzza, per una produzione WIP Italia.